Tomma, sì. Se vuoi che... Tomma, sul gioco è criminale proprio. È bellissimo. Cioè, è molto rilassante. Se non sei cotto, mi su, però. È proprio sfizioso. E sì, ci sono pure le barche. Stanno prima lo scafo. Ora ci va proprio a rinde adesso il gioco. Di pomeriggio, però, di sera è Warzone, lo sai. Cioè, a proposito, dobbiamo battezzare i Warzone 2. Bello, come? Sì, lo conosco, lo conosco. Io facevo pure, come cazzo si chiama? Camelot, quello là su Facebook, se te lo ricordi. Che veniva una cena, mi scassavano tutte cose. Quando è che ma comunque però era divertente. C'è pure sfuziare Camelot. Niente, che sa. Invece, chi le sa chi è? Che io purtroppo non mi trovo proprio per niente con i tuoi orari. Qualche volta che ti ho letto, tu già te ne stavi andando. CC. Qual era CC? Cioè, forse perché è puntato, non me lo ricordo, ma sicuramente perché questi giochi a me piacevano. Ah, no, non lo conosco io. Io ne giocavo pure un altro. Sempre lo stesso stile, attenzione, stile che tu dovevi costruire, dovevi fare i soldati, sti cose qua pure mi piaceva, però ti sto parlando di quando andavamo a 56K. Bellissimo comunque. Qui. Con noi. Cazzarola. Vabbè. No, comunque sul gioco pure c'è cioè, Geurari, l'ho iniziato un paio di mesi fa. Si può dire, mi applico su questo gioco, cioè mi piace, e poi è free. Puoi prendere anche il premium che ti raddoppia i punti, però. Age of Empire, killer o gioco, quello che giocavo io era Age of Empire, ma non me ne volevo no, Age of Empire, killer mi divertevi. E mi ricordo che all'epoca stava su CD. Bellissimo il gioco. The Age of Empire. Sarebbe il quarto The Age of Empire. Ah, ok. Oh, sì. Che di gioco mi piaceva. Spezius Afa. Solo che però... Era più un gioco che tu davi ordini di fare le cose e poi si fermo quando comandavi gli attacchi. Oh, era bellissimo là, quando ammazzato. Guarda qui. Era bellissimo. Però un buon giochino troppo fermo, Ricim. Poi a un certo punto ti scocci. Cioè... Poco scocciando come gioco, no? Ricim è così. Infatti da relax. Ciao, buonasera. Cioè, infatti da relax, che sta stiva dicendo? No, qua invece, quando arriva il momento che non peschi un cazzo, ti scocci un po'. Dici, ma... Poi si sblocca. Esatto. Perché purtroppo io vedo, ma quando sto... Cominciai a muovere che voglio accendere, stai salutando. Cioè, quindi ecco perché non ci becchiamo mai. Vabbè, si c'ha fai a mandare. Si c'ha fai a mandare, cioè a me mi fa piacere. Cioè, mi fa un po' morto insieme. Ma è un momento buono, eh? Un momento buono. Ma ci sta un po' di attività, eccola. Se non mi scasso tutte cose, speriamo. No? E va bene così.
Questa è la storia. Vai, 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 Tomma, tranquillo, vai. Sbeccammi più tardi se è una cosa. Ah, aspetta un po', mamma. Ecco, ti domanda chi sei, e poi pensa a te. Un bozzo proprio rischia. Oh! Che lei? A poco se ne è chiuso Tommaso, 2 minuti fa, che mi ha salutato, che stava, sul, stava anche lui su Twitch. Ah, vabbè. Marungo, fa birra. Ah, per forza, io sul BR ci sto. E esco do. Il particolare, giusto. Ma va a fa un culo. Scappato da me è tutto. Va bene così. Non allora, stavo dicendo, stava Tommaso, proprio, ma minuti. Minuti che... Bravo, 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 fa piacere. Mi fa piacere, mi fa piacere. È bello questo. Devono, cioè, che lei devono solo mettere un po' mano ad aggiustare quelle cosette che non vanno. Paroppo. È bestiale perché guarda pure io che ho sempre sofferto la difficoltà nel vedere e distinguere i nemici a lontana, che sa che là. Invece adesso li vedo, quindi ti posso assicurare che, cioè, posso confermare che la grafica è spettacolare. Cioè, pure per me che poco ci arrocciavo. Cioè, veramente ci hanno fatto un bel lavoro. Per andare a conciare le cosette, ieri, spiega all'improvviso, mentre giocavamo a fare il canale, mi buttò fuori. Certo, fammi vedere perché fece un aggiornamento, no? Certo, fammi vedere, si è andato ripristinando, infatti l'ho scritto sul gruppo. Va che funzionavano gli inviti, certo, pa miseria, ogni tanto è porno coccò. Sperando che stasera continui questa cosa a conciare, poi non lo so. C'è capace pure che stasera la campagna funzionerà. Poveri. Poi chi deve bere, mannaggia, non ci hai visto. Ma buon vanetto, andrò con Moschito. Ciao! Buonasera, buonasera. Tutta tuba la chiesa San Marino.
profumata. Volesse cagnare un indirizzo. Ma come ci posso fare? Trova. Secondo me? Ah sì, questo l'ho notato. E sai perché l'ho notato? Che certe volte mi riescono delle cose troppo facili. Cose che prima non ci riuscivo. Boh. A sua volta, come succede un avvantaggio, succede anche a svantaggio. Attenzione. Però io parlo delle cose a mio vantaggio. Che prima non voglio essere diventato scienziato, cioè tutto andare a volte, cioè voglio dire io, capito? Cioè, quindi allora sì, questo l'ho notato. L'ho notato questa cosa, che mi sono capitate fin quando, guarda, ti giuro, se mi capitavano a mio svantaggio, la ragionavo direttamente, vabbè, ho sbagliato, avanti così. Ma visto che a me è capitato a vantaggio, allora là mi è sorto un dubbio. Secondo me sta qualcosa che. Vabbè, comunque tutto sommato. Dici, ma è bello. Dici, la verità, mi dispiace per quelle piccole cosette che non vanno, però. Se mi presenta una cosa, su 3 giorni. Cioè, diciamo è pochissimo, anzi 2 giorni. Aspettammano poco. Dai, World Cold War, che casino con Cold War. Cold War mi ricordo che per trovare una moto traversiva e 50.000 moto no, cioè, salate che ci facciamo del lobby che un partenza che aveva venuto. Cioè, chi lo può? Ci scudiamo il coso. Cioè, diciamo, recupero, cioè, mettono a posto. Ci siamo mente zombie, ti ricordo un coppa zombie? Mamma mia! Ci siamo mente ci troviamo giù, ma rosso c'è per chi non si capiva. Era una tragedia. Poi in un certo punto è iniziato un poco a girare come si deve e ci siamo divertiti. Perciò non c'è un tempo pure a Kist, ma sono cose che hanno succede, hanno capito. Deve essere così, purtroppo è così. Va niente, ci vediamo così per un momento. Mo dice a me che era anche pure una versione top. Quindi va bene così, me ne fotto, cioè non me ne pento di niente, cioè non mi interessa proprio. Perché già sono consapevole che succedeva questo. Che all'inizio è tutto sballato. Non mi aspettavo così sballato, ma comunque perché dicevi, seguendo i vecchi errori non pensi che fanno una volta, invece ne è peggio, cioè gli errori di prima, poi ne è peggiorato, cioè capite che stanno fuori di qua. Già ho fatto l'invito, non ne parliamo. Cioè, c'ho un'arte. Un errore a peggiorarlo, c'ho l'arte. Ah, sapevo. Mica è da tutti. Di solito io sento che chi fa. Cioè, di solito quando tu commetti un errore cerchi di migliorare per non rifarlo più. Loro invece commettono l'errore o perfezionano ancora di più l'errore. Cioè. L'errore dell'errore, proprio, mamma mia. Vabbè, va niente. Ci sta. Ci può stare pure che sta, va niente. Non è un problema. Cioè, l'importante è che perlomeno, diciamo, sorto morto, ci riusciamo a ci divertire. Perché comunque alla fine, io l'ho sempre detto a tutti e lo ripeterò sempre. Cioè, a me, alla fin fine. Mi diverte stare con voi, non è che mi diverto il gioco, cioè quindi allora, certo si sta marinando la lobby, cioè ci arriva solamente a diventare un po' stupido, però anche quello mi diverte, diciamo, perché l'attesa, speriamo che parte, che sta che là, diciamo, a me l'importante è che i soci che la sera tengano la compagnia, insomma, compagnia, oh, vuoi capire, oh, quando è una certa età comincia a soffiare la solitudine, eh? Ah. Voi siete tutti bimbetti. Ci visto pure che ci stanno scotando parecchia gente che non parlavano mai. Mo, richiesta assurda. La getta 1 e l'una e mezza a notte avete qualche posto? E l'una e mezza a notte, vabbè. Chi è l'uno iurno? C'è orari che uno sta andando a mangiare. Qualcuno a posto? Vabbè. Che ci dici qui questo? A questo punto facciamo come a scuola, facciamo proprio l'orario, facciamo chambres,
Facciamo come la scuola, prima ora, seconda ora, terza ora, quarta ora, ci regola. Facciamo i miei turni, chi fa la notte, chi fa ora, chi fa pomeriggio, ospedale, siamo ospedale, li so fare in molto pazzo là, già siamo pazzi. Ma solo che ci mette a fare posto a tabù. Ah sì, tipo. Ti ricordo come chi prenotava? Chi prenotava pure ci stava, ricordati. Ragazzi, stasera gioco con... Dicevo, chi qua? No, vabbè, scrivami lì in privato, perché mondo segue. Lasciare un avviso. Scrivami lì in privato, un mando in privato. Non capisco che cosa... vuoi dire. Mandami un messaggio in privato. Proponi. Scrivi qualcosa. Manda mail. Over in manzia. Se una cosa, o lancio tutto. Visto che ho pensato tu, lo lanci pure. Però fammi capire almeno chi è che lo fa. Mentre a me me ne fotte. Chi lo lancia, lancia. L'importante è che sa fa. Pure perché dobbiamo capire, come ti ho già detto. E ne ho parlato già con Nicola pure. Come ti ho già detto, dobbiamo cercare pure di capire chi è attivo e chi no. Così è nulla per dimmurire. Ok. È perfetto. È perfetto, tu dici diciamo live, tu dici, va bene così. Sì, poche parole, semplici parole, si non capisce qua, frate mio, cioè vuol dire che... Anzi, se puoi aggiungi pure una cosa. Vabbè, volevo fare... studiatela tu, ah, studiatela tu. Del tipo... di quel famoso discorso che ti ho fatto, una persona, due persone, cioè capì? In modo che evitiamo. Perché ieri a noi, come... Ma ciao, amico. Ciao! Stavo dicendo. Ieri a noi, come vedemmo il messaggio che stava Clemente da solo? Subito un video, tranquillamente, cioè senza problemi. Tu arrivassi proprio tardissimo. Sì, figo, dentro qua. Tu ieri arrivassi proprio tardi. Perciò stavamo veramente facendo l'ultima partita. Oggi no, figurati se non ti siamo fatti atrás. Qual è il problema? Eravamo pure a tre. Cioè, non ci stava proprio problema. Allora, ok. Vediamo un po'. Allora, fammi mandare una cosa, è arrivata una mail importante. Questa non serve proprio, eh. Poco. Ma è così, butta giù, butta rin, la roba sei. A posto. Cioè, a posto in senso, a posto, scusate, non ce l'avevo con voi, a posto la mail. Ho risposto una mail vocalmente. Ok. Niente, che sta. Che ne pensi?
Non ci sono andato ancora. Io non ci sono andato. Sai chi? Aspetta. Ma il pack tu intendi, diciamo, la build che acquisti? No, perché non ne ho mai acquistata una, sinceramente. Tutto quello che ho è tutta roba mia. Tutta roba che l'ho presa mamma, non ne gioco. Quindi non c'ho niente di quelle cose tipo la divisa. Scusate, che ogni tanto leggo pure messaggi. Brava Carlè, non so se mi stai ascoltando, hai bravissimo, devi proprio parole esatte per non turbare l'organizzazione. Brava, perché ci stanno chissà. Qua, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Cazzo, ma come si rompe qua l'attrezzatura, però, eh? Mamma mia, sono costretto. No, no, oggi, ma domani devo uscire per forza. Caro, sì. Scasso tutto. E se scassa è un danno. Vedi? Vero è che questa qua è un pochettino più deboluccia, ma di poco, attenzione. La cosa bella è che noto che qua sopra vengono sempre quelli là più grandi. Cioè, posso andare sull'altra che regge un pochino in più, giustamente. Vengono qua. È bravo, vai. Vabbè, stavolta mi è andata bene. Era proprio lui che tirava allora. Facciamo una cosa. Mettiamolo un pochettino. Teniamoci un po' più riparati. Un attimo, devo rispondere. Devo recuperare. Che cazzo? Vai. Accedi.
Ah. Allega. Ma l'ho scattato. Devo mandare la mail di un pagamento. Ma galleggi, galleggi. Un attimo.
Allora, ragazzi, scusate, stavo al telefono. Allora. Ho letto che qualcuno mi ha fatto una domanda, se non sbaglio, Bumbas, sul lago Rocky. Allora, sul lago Rocky, là ci stanno le trote, arcobaleno, e ti devi mantenere in base tu quando vai. Vedi, ci sta scritto sul lato sinistro. Ti dice i tipi di pesci, i tipi di esche, tipo, cioè tutte le cose te le consiglia lui. Tu però, con i soldi che hai, prova a fare quello che puoi fare, senza esagerare. E ti attieni da là. Io così ho sempre fatto. Cioè, non è che lo indovinate. Brava, hai visto? Ciò ti ho detto. Tu prova a fare così. Allora, stavamo facendo, mi sono un po' distratto, sinceramente, tra telefonata, mail, messaggi. Uffa. Ok. Mi sono un po' perso. Ah, cazzarola, io devo svuotare, mannaggia. Ah, devo andare a svuotare. Ho raggiunto il limite nella chiacchiera. No, quando a quest'ora arrivano tutti questi cazzo di messaggi. Mamma mia. Allora. Uffa. Posto così. Allora. Mo sono un po' di lango, eh. Un attimo.
Andiamo al giorno 6. Allora. Ok. Ciao Max! C'è niente, è appena il culo. È il culo. È il culo, Max. Tengo l'audio aperto, sì. Ah, sì. Credevo avevo l'audio chiuso. Rola, come sta soffrendo sta canna, mamma mia. Devo cambiare sta canna, ragazzi. Un gallo che se mi farebbe proprio bene lasciare perdere sta canna qua, eh? Comunque è sfruttare più quella. Ma lo usano poco, se vale sta cosa, non lo so. Vieni in coppa a questo. Non fa niente come per dirlo là. No, questa è caro, quindi troppo è sale. Che poi questo si fa tirare su subito, tanto di guadagnato.
e cercami di recuperare destra e sinistra. Ma vediamo un po'. Poco difficile, no? No. Bene così, va niente. Sì, ho visto che lei ti ho risposto, ho fatto quella, ti ho scritto quella stronzata. Vedi, ti ho risposto. Per me va bene tutto quello che avete scritto. Cioè l'ultima è più diciamo più lunga, ma più definita. Ma diciamo così. Carlè, piena, fai carta bianca, vai, non preoccupare. Vai tranquillo, pubblica, non ti preoccupare. Cioè, pure per capire con... cerchiamo di far... di ripristinare un pochettino la situazione, perché stavamo andando un pochettino allo sbaraglio. E come stiamo facendo? Cioè, facendo che noi reagiamo, cioè diciamo, facendo vedere che gli admin intervengono e scrivono qualcosa, eccetera, 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 questo vuol dire pure che l'amministrazione sta funzionando. Non è che scrive sempre la stessa persona, cioè, capito? Fai bene, hai fatto buona più iniziativa, già solo perché sto va bene per me, cioè, capito? Tu, qualunque cosa pensi, basta che lo fai sapere, ci stanno i problemi. Se non ci piace, oh, no, però leggono poco, non è tanto, non mi piace. Uno, cioè, se uno cerca di, ma dice, di ragionarci sopra, perché poi essere pure che è una cosa che uno non ci ha mai pensato, cioè, quindi allora ti è venuta l'idea, avanti così, va bene. Perché poi partiamo pure con i tornei, partiamo con le private, eccetera, eccetera. Cioè, ripristiniamo proprio un giro, capito? Perché a chi mi ha chiesto, io ho sempre detto, dateci il tempo che si stabilisce un po' la situazione, perché non sappiamo cosa succede con questa nuova uscita. Mo, buono bu, non va bene, no, cioè funziona male, funziona bene, e mi ha cominciato a dire qualcosa. Giusto, giusto. È inutile che rileggo perché era quello che già avevi scritto nel gruppo degli amministratori. Quindi allora già ho letto, vai tranquillo, vai. Questa è un'altra cosa per far vedere che più di una persona, hai capito? Dice e parla. Così mi sembra i stessi, capito che parla?
Cioè, come è fastidioso sta canna che sta suonando, non vedi te. Che va, va con la vicina, è zanzara, ci piglio. Sicuro. Che non sapeva che manca la canna, figurati che è destra, l'è pista. Non me la esce che siamo. È sul fastidio. Sì, tu, lei. Ecco, ah, ho come uscito, ci vedo. 100%. Ma chi sta proprio affezionato, cioè... Che voleva essere pescato, pure voluto. Oi! Ah. Mamma mia. Allora spacca, c'è una canna in me. Dove sta? Eccola qua. Vai. Facciamo altri 100 kg e stacchiamo. Ah. Ma che è pure sta buscando sta canna qua, eh? Ah. Se mi sa che dovrò ritornare alla base. Non oggi, perché adesso la mi scade domani la licenza. Quindi domani. E sicuramente ci scappo qualche partita, allora mi ci metto. Allora ragazzi, Black Friday, avete fatto acquisti? Sono vicino. Vabbè. Allora, Raffa, senti, io sono in contatto con i ragazzi dell'assicurazione là e praticamente mi hanno detto che non risulta nessuna richiesta di preventivo con col nome, va? Appena puoi, dagli tu, dacci una controllata, se no al limite rifallo da qua, perché ci sono proprio in contatto, ci sto parlando proprio, cioè, capito? Noemi, eh? Hai conosciuto il nonno Plumage? Ma che canzone ti cantava, Noemi? Vigit Bardo Bardo, Vigit Bardo Bardo. Era poco sconvolto.
Ok, un mostro, ma c'è qua. Ah sì, bellissimo, quello è stupendo. A me piace troppo. E ieri, ecco, là proprio ci hanno dato una cosa un po' strana. Io che elimino a tutte e due. Strano. Troppo strano. A me che mi riesce una cosa del genere. Acquisition. Esagerate un poco, mo. Arma a doppio taglio. Allora, se tu ti ricordi, se ti ricordi che col nemico vicino te stai zitto, se può pure fa, ma se invece t'hai scurdo e tu parli, te ne pigliare il rossone perché dopo capiscono che tu ci sei, capì? Quindi diciamo è un po' a doppio taglio la cosa, potrebbe essere anche una cosa intelligente, attenzione. Però issa tenere la costanza, ecco, di giocare senza tanto tanto fare chiacchiere. Che la chiacchiera a dire sta là, sta qua, ci sta, ma noi facciamo un sacco di chiacchiere, pure in urile. Cioè, per esempio, un'arma a terra. Oh, ci sta che spiega, che stupido che la. Quando proprio ti smetto un ping, basta. Lo so, dovresti mutare il microfono, lo so. Sì, ma proprio noi un poco troppo rumorosi. Io pure l'ho disabilitata. Spero che non mi disabilita facendo così anche la chat della morte del nemico. Cioè, che quando tu lo butti, cioè, diciamo, sai che gli ultimi secondi quando tu uccidi, spero che disabilitando questo non mi disabilita pure questo. Che là non faccio un sacco di sa. Io penso che siano due canali separati, penso. Ah, ci credo, quella. C'è Greg. Questa è sempre una questione che tanti comandi non rispondono a dovere come dovrebbero rispondere. Per dirti un'altra, ieri startammo BR normale, terzetti, a me risultava che stavamo startando BR folle, là, BR, il lato BR comunque. In pratica, c'è tu, eh? Cazzo dici chi sei? Lasciamo senza il suo qua. Forza, 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 già passi 150 kg, ah, veloce.
Ma là, non so. Non mi ricordo dove l'avevo buttata, ma comunque mettiamola qui. Anzi, no, mettiamola più lontana questa qua. Più vicina ci mettiamo l'altra. Con la speranza che. Messa a caccia vicina, eh. Questa qua stava a Fangulonia. Roba. Vai, va. Veloce, veloce. Ah. Pozzo. Siamo questi 150. La gallina canta. Ok, Raff, girata la info. Egitto, badu, badu. Adunski, lei? Sì, ma poi ci siamo organizzati, cioè, mi fanno un giro insieme.
sì, 6 euro diventò doppio. Cioè, e fu nuovo Titanic, per gli è problemi. Calè, ma Jeffrey, che ne pensi su gioco? Ci sono sentito che ieri sbraitavano poco. Che ne pensi su gioco, Jeffrey? Il soggetto, Jeffrey. Adamo Schilli, andiamo lì. Yeah. Aiuterò, yeah. Io c'è una situazione. Magari 44 kg di roba. Bella, veloce, veloce. E ce ne abbiamo. Ah, che setto, magari. Facile, ma fa una volta più ampia. Se me la draga. Ah, no. Botte sta mezza l'acqua. E le fate uscire come dice. Mannaggia, mi sei. Ragniamo zon. Abbiamo zona. Ah, ma che se mi pare che legge per scuola? Vai, va. Ok, robbiamo. Allora, come arriva a 5-6 metri? A comincia pure che la da a bocca, così, gli dico chi sto vicino. Un bara, partitella. Oppa, oppa, oppa. Ah, sì. Vieni a far uscire Sergio. Capì? Ci vuole, so. Allora, io devo pigliare un camion, ma non lo so se ho visto bene, ma se non mi sbaglio, adesso si bucano le ruote. O camion non girò, perché scesi da quello ne hai preso un altro che era nuovo e funzionava bene. Togliere il rasato con il referma che c'è poco camion bucò. Ho bucato, ho buggato, non so che. Comunque girava solo da un lato, la camion non girò. Ci mette nel muro, boom, boom, boom. C'è tra chi già fatto. E vidi, se non sbaglio, che ci stava una ruota che non so se era un bug o era veramente spugnata proprio. La ruota comunque. Sembrava una ruota bucata. Che non girava. Non immagino stato con Raffaele se c'ha più capire che non gira. Non era solo per faccia. E non zia. Non ci faticano un po'. Brava, quella è una cosa famosa. Ieri pure ci affurra, cioè, ci confondemmo in bella occasione. E dici, Raffaele, finisce a chi? Finisce facendo Raffaele, ma non sta, chi l'era clemente? Io da lontano vedevo solo la sagoma a terra, ma no, non ci stava il nome. E quindi allora, un'altra volta mi capitò all'incontrario, che Salvatore mi diceva, zia Fo, finisce a chi? Finisce a chi? Che non era schillare, non andare, che lei le interessa, non era un nemico. E quindi allora, giustamente, io che vedevo che era Antonio, mi aspettavo di vedere un nemico, perché sapevo dove dicevo, guarda chi, guarda chi, chi era, non era un nemico. Allora io non lo pensavo, giustamente, però mi giravo per dire, ah, non so, su nemico, che vuoi un nemico. Ma è bellissima questa cosa, bravo, che se mi faccio, non sono particolare. Acrivicio, ci può fare niente.
è tutto act. Funì. Deve essere il moment act. Uguale, così mi fatto. Quello è il moment act. Il già si mi belli, per sé. Alla seconda volta che rinasci non viene atterrato. Ah, boh. Già ci arrivare, viene a me in questa fase, boh. Comunque fa cose paniche, eh? Fa cose da panico. Succedono cose proprio strane a volte. Ah, boh, cioè... E quello che abbiamo visto in due multi, con tu che risultavi che parlavi con noi e noi stavamo giocando e tu no. Cioè questo, che buon vecchio. Cioè questo, secondo me, questo fu il top che potevamo fare. Che esci dal gulag? Ah, no, io il gulag te l'ho detto, mi è capitato solo una volta che l'ho vinto, le altre volte l'ho perso perché lo dovevo perdere, diciamo. Aspetta. Aspetta, solo aspetta che gli voglio... Quella... sono adesivi. E voglio 4 adesivi, così mi stampo quel barcode da mettere sul drone. A parte che se mi sbaglio, mi sembra che domani mi arriva pure la batteria. La 5200, si posso pure provare a vedere se si fa buono successo. Per essere una mucca direttamente. E questa raccomandazione che significa? Se tu da stallo danno risposte. Se fai il bonifico entro mezzanotte sei operativo. Ah, cioè ovviamente mandagli la copia del bonifico effettuato.
Stai aspettando in lotta maschile, giusto? E poco voglia. Vabbù. Così è, così è. Oh God. Tempo passa, non ti preoccupare. È tutto. Non voglio perdere tempo, ma non messaggio. Voglio perdere tempo che vi tocco video. Ringrazio quella tenda che diciamo. Ci sono adesso queste metodologie qua. Domanda a tuo padre quando lo facevamo noi. A parte ho fatto i pitbull che te le maredirine, non ci volevamo mo. Ma non ci stava né telefono né niente. Immagina come stiamo noi, certi bot che giustamente ti annoiavi perché poi alla fine magari facevi qualche cosa un po' di noioso. Che facevi? Mi aspettò. Quindi so che vuol dire, non ti preoccupare, però passa. Però ti dico, come stai tu adesso, state molto meglio come stai Manucci. Che bene o male, sì, tu rubo 5 minuti in coppa a TikTok, tu rubo, voglio dire, ti metto a vedere TikTok, tu rubo. Invece noi che facciamo? Noi l'unica cosa che potremmo rubare è che guardiamo l'orologio, e basta. Solo che questo, questo potremmo fare niente. Perciò ti dico, vabbè, tiriamo chi sta in coppa, speriamo che udire non si scassi tutte cose. Che poi io stacco per un po'. Devo fare un altro servizio. E già finì fa sti cose che tengo tutto, messaggi, mail, eccetera, eccetera. Ok, ci senti, via. E poi ci becchiamo stasera, tu già sai l'orario, nel senso che tu dici, quindi. Vedi, a parte il fatto che bene o male tu entri comunque in live, quindi allora, viso, come bus, vai tranquillo, non ti preoccupare. E ci organizziamo, capito? Oh, c'è cheese. New. Giorno 7. Voilà. Questo si è già pronto, Questa è pure una cagata, pensandoci sopra. Perché poi alla fine, domani mi ritrovo che questa è scaduta già. Comunque, vabbè, un po' nemmeno, fottilo. Ragazzi belli, ci vediamo più tardi. Ciao che lei ci più tardi. I mostac. Ciao.